appuntamento davanti al comune di Pescara e poi via per il secondo dei tre sopralluoghi del senatore Luciano D'Alfonso con l'amministratore delegato di ANAS S.p.A. Massimo Simonini, insieme anche al sindaco Carlo Masci. Oggi abbiamo assunto tre bersagli. La viabilità per Passo Lanciano, che è una viabilità al servizio di un giacimento turistico di rilievo, che può dare opportunità ma anche problemi se l'infrastruttura non è funzionante. E abbiamo rilevato dei punti di forza e qualche criticità che entreranno nell'agenda di ANAS, come puoi dire anche l'ingegnere Simonini, al quale va il mio riconoscimento. La seconda tappa, ma non per ordine di importanza, la questione della circunvallazione di Pescara Montesilvano, che può diventare un semiraccordo anulare se si mette in agenda la capacità, possibilità di progettare lo svincolo di Colle Caprino. Si doveva fare 40 anni fa, poi per una serie di ragioni, di pigrizie, non si è fatto. Se si fa lo svincolo di Colle Caprino, 42.000 persone non passeranno dentro la città per andare ad altra parte della città. La terza questione è la Loreto Penne, abbiamo i soldi, i consensi stanno arrivando degli enti locali che molte volte sono i problemi e oggi con l'ANAS verifichiamo la condizione della progettabilità. Delle tre, secondo lei qual è quella che potrebbe essere più vicina alla programmazione? Guardi, non glielo so dire, diciamo che la strada di Penne sicuramente ha già un finanziamento, quindi si è già parte avvantaggiata sotto questo profilo. Analizzeremo poi nel dettaglio tutti gli elementi. Sulla parte della strada di Penne noi stiamo già lavorando perché avevamo già preso impegno con il senatore di mettere mano a questo progetto, vecchio progetto che era rimasto bloccato. Stiamo facendo la progettazione, stiamo andando avanti con la progettazione, abbiamo delle difficoltà su alcuni punti, ma pensiamo di risolverle magari facendo degli stralci e dividendo magari l'infrastruttura in più pezzi in modo tale da anticipare quello che è anticipabile per poi diciamo ragionare sulle parti più difficili. Sollecitato sui presunti ritardi dei lavori nella galleria della circonvallazione Pescara-Montesilvano, il senatore D'Alfonso così risponde. Sono stato tra i senatori che hanno sollecitato per tempo l'adeguamento alle regole europee di resistenza delle gallerie fino a 100 anni di vita tecnica. È chiaro che questo, per evitare sorprese, determina oggi questa specie di fastidio per l'utenza, ma non c'è confronto rispetto, lo dico io, non coinvolge l'ANAS, non c'è confronto rispetto al pasticcio di autostrade per l'Italia. Io ho avuto un nonno che andava a cavallo, ripercorrendo alcuni suoi scritti, la distanza Pescara-Roma la si farebbe a cavallo con lo stesso tempo. Sono andato fino ad Ancona, ho impiegato 4 ore. Quello è un problema. Il lavoro che si sta facendo sulla galleria concernente la circonvallazione Pescara-Montesilvano è nella cifra della sicurezza.